Dito alla Presidenza l'onorevole Ciocchi e la dottoressa Vitale, prego. Intanto ricordo che presente, ringrazio della partecipazione l'ispettore generale del MIUR, il professor Giuseppe Marucci, direttore generale delle relazioni internazionali del Ministero dell'Istruzione, che saluto affettuosamente. Ricordo ancora che in sala presenta anche il signor Sibi Mani, che è un rappresentante della comunità indiana di Roma e un illustre esponente anche di questa comunità a livello anche nazionale. Allora, la parola all'onorevole Ciocchi. Ricordo che l'onorevole Ciocchi, se non sbaglio, è nato in Marocco, quindi rappresenta in Parlamento una generazione di italiani, come tra l'altro anche la ministra Chiemi. Quindi ringrazio particolarmente la sua presenza e con questa seconda sessione ci avviamo all'altra parte del nostro convegno, cioè appunto quelli che sono i problemi dell'integrazione in Italia e tutto ciò che oggi noi affrontiamo come società e come scuola. Grazie per questo invito, grazie a lui Scuola. E grazie anche per aver accostato, è una delle poche volte che mi capita di vedere appunto insieme per me due facce della stessa medaglia, di un'Italia che è sicuramente cambiata, noi lo sappiamo, ma purtroppo i dati di fatto ci dicono che ancora una volta non abbiamo ancora voluto riconoscere questo cambiamento, e l'Italia è cambiata la sua appunto conformazione, e oggi siamo in presenza ormai di una presenza importante, si parla di 5 milioni di cosiddetti immigrati che dopo insomma 15-20 anni sono di fatto parte integrante di questa comunità, si parla di 1 milione di figli di immigrati, e questa presenza non è più una presenza di passaggio come purtroppo qualcuno ancora pensa, come le legislazioni attuali di fatto immaginano, ma è una componente che noi ormai chiamiamo tranquillamente nuovi italiani, cioè quella fetta di persone che è diventata parte integrante di questa società. E due facce alla stessa medaglia, perché nello stesso momento abbiamo una presenza importante di italiani all'estero che per noi rappresentano, per me, per la mia storia personale, rappresentano un patrimonio di storia, di memoria e anche in qualche modo un esempio importante di quello che possono essere percorsi di vita che ovviamente non sempre sono stati percorsi facili, ma che non possono che oggi indicarci alcune delle strade perseguibili, e soprattutto parlo per in particolare gli immigrati che vivono in questo paese, vedere nel vissuto di queste persone un faro, un esempio da inseguire. Allora, vedere accostati queste due realtà, penso che ancora oggi, alla luce anche di una nuova immigrazione all'estero, che vede insieme spesse volte sui voli anche low cost verso Charleroi, verso altri posti, giovani italiani che stanno purtroppo immigrando di nuovo, insieme a immigrati che dopo 20 anni, perdendo il lavoro, sono anch'essi costretti a cercare nuovi approdi. Quindi oggi abbiamo anche questa nuova dimensione interessante in cui c'è una nuova immigrazione insieme però. E tra l'altro a livello personale io vivo l'esperienza drammatica, ma poi io non cerco di drammatizzare mai nulla, della mia famiglia, dei miei genitori, che proprio quando io sono entrato in Parlamento loro avevano deciso di chiudere la loro attività e attualmente sono trasferiti in Belgio, a Charleroi. E quindi andandoli a trovare ho conosciuto, ho vissuto questa anche nuova dinamica dove insieme nuovi italiani, perché loro poi sono diventati italiani, e giovani nostri, no? E si trovano insieme, e in qualche modo questo rappresenta anche un segno dei nostri tempi, di come è cambiato appunto anche la dinamica dell'immigrazione in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. Allora, io credo che intanto fino ad ora la scuola italiana in particolare ha fatto un grande servizio, in assenza di una politica nazionale, in assenza di un contributo specifico, tranne una parentesi che è stata la parentesi, io lo dico senza problemi, del governo centrosinistra, in cui si era in qualche modo ragionato in particolare sul tema della mediazione interculturale, è nata la commissione intercultura eccetera, in assenza comunque di una prospettiva in
cui sono stati anche deficitari tutti, al di là di queste iniziative che ho citato, la scuola italiana è stata la vera protagonista della convivenza degli ultimi 20 anni o 25 anni. Le maestre che io ho conosciuto e chi vive la scuola italiana oggi sono i veri eroi di questa convivenza, che è stata una convivenza faticosa, perché un insegnante si è ritrovata da sola ad affrontare tanti problemi, da quello linguistico, che sembra più banale, a quello che appunto riguardava e riguardato il rapporto con la famiglia, e quello che ha riguardato le esigenze anche specifiche dei bambini musulmani, per esempio, che avevano bisogno di esigenze specifiche a mensa, o il discorso dell'ora di religione, tutte questioni che sono state lasciate sulle spalle delle maestre. Io dico le maestre perché per me è una figura, diciamo, mitologica quasi, e poi ovviamente tutto il mondo della scuola messo insieme. Presidi lungimiranti e intelligenti, cito appunto la scuola di Donato, qui a Piazza Vittorio Emanuele, ma potrei citare altre esperienze in giro per l'Italia, negli anni 90 già allora iniziavano da soli ad aggiornarsi, a formarsi, a capire chi erano questi bambini che in modo quasi improvviso, una velocità impressionante, popolavano le nostre scuole. E allora io credo che oggi questo si dice troppo poco, si riconosce troppo poco il contributo che la scuola e il mondo degli insegnanti hanno dato a quello che tutto sommato oggi è stato un percorso di convivenza abbastanza diciamo poco conflittuale e abbastanza lineare. In questo però, in questa fase molto lunga, è mancata purtroppo però una presa di coscienza da parte delle istituzioni.